Mister Pokesh, allenatore del Fondicalcio, allora un suo bilancio sulla sua gestione, mi sembra che dopo qualche battuta iniziale non eccellente, ma la squadra adesso sta funzionando e stanno arrivando i risultati, chiaramente poi ci sarà anche il mercato che ha reintegrato la rosa. Come si presenta la squadra in questo prossimo anno? Ma diciamo, dalla mia gestione, sotto l'aspetto del gioco, la squadra è sempre in crescita, quindi è d'applicazione dei ragazzi, ci siamo rafforzati quanto basta, anche se il nostro mercato purtroppo non è stato quello che desideravamo, perché abbiamo perso dei giocatori importanti che avevamo l'accordo con i ragazzi, ma poi con le società abbiamo trovato difficoltà. E parlo di Pippi, parlo di Oggiano, parlo di Vitale e l'ultimo Pozzolino. Erano questo il mercato potente e molto forte che dovevamo fare, poi purtroppo chi per una, chi per una cosa, chi per l'altra, l'abbiamo ripiegato su seconde scelte. Non sono soddisfatto sotto l'aspetto, ecco, del comportamento di alcuni professionisti che hanno interpellato, però il calcio va così, quest'anno purtroppo entrare in corsa è sempre difficile. Ecco, infatti, appunto, mi ha anticipato, nel senso che subentrando con un'altra gestione, sia società che tecnica, è chiaro che bisogna... È difficile il mercato di dicembre è difficile, quindi adesso dobbiamo fare il meglio possibile, dobbiamo innanzitutto uscire fuori da questa zona di play-out per cercare di rafforzare la nostra classifica e poi vedere se possiamo e se riusciamo a centrare l'obiettivo che ci siamo prefissi con la società, che sono i play-off. Per quanto riguarda la squadra, ti ripeto, abbiamo una grande assenza che è quella di Rinaldi, ci potrebbe mettere un po' in difficoltà, stiamo provando, ecco, con queste due amichevole, stiamo provando alcune alternative e deciderò l'ultimo giorno proprio della partita di Azzaghena, dove andremo poi ad affrontare una delle squadre che sta più in forma, ma è diventata una cosa incredibile. Tutte le squadre che andiamo a incontrare, la Norese veniva da serie positive, San Cesare da serie positive, la Lupa Castelli, la Viterbese, tutte le grandi serie, manca l'Arzachena, poi andremo a Sora e abbiamo completato l'opera di questo girone di andata, che è stata una rincorsa contro il tempo, contro i risultati, contro gli acquisti. Ogni settimana allenare giocatori nuovi non è facile, ecco. Speriamo che da gennaio togliamo un attimo questa frenesia che c'è di fare mercato, ci dedichiamo tutto quanto alla squadra e pensiamo a uscirne fuori per buttare poi le basi per un grande Unicusano Fondi 2015-2016. Ecco, realmente lei cosa si aspetta dal 2015 da parte della squadra? Mi aspetto quello che stiamo facendo, io sono molto soddisfatto sotto l'aspetto dell'approccio, non tanto sui risultati, perché questa squadra mancano 4-5 punti che abbiamo conquistato sul campo. Però ci prendiamo quello che ci ha dato, sperando che il giorno di ritorno siamo un pochettino più fortunati sotto certe partite, vedi la partita di Viterbo, dove non meritavamo di prendere gol all'ultimo minuto del quinto minuto di recupero, vedi qualche partita in casa tipo Isola Liri e tipo Cinzia Genzano, se stavamo un pochetto più attenti abbiamo avuto 2-3 palle di gol per fare. E poi mi aspetto anche il rientro in campo di Alfonsi, che è un giocatore di qualità che ci può dare proprio quel pizzico in più insieme ad Agostino, che veramente per divertirci, già la squadra gioca ed esprime anche un buon gioco per questa categoria, però con la tecnica e la classe di Alfonsi possiamo ancora migliorare il tasso tecnico per confrontarci per il campionato che ci siamo prefissati. Prossimo turno, appunto, già l'ha accennato, contro l'Azzaghena, come si prospetta questa gara? Partita difficilissima, quando si avanza a Degna è sempre difficile, loro vengono da un momento positivo, 7 risultati consecutivi, domenica perdevano 3-0 ad Olbia, hanno fatto 3-3, troveremo una squadra con l'entusiasmo a mille, però dopo le feste sono sempre delle grosse sorprese, perché lasci una squadra e non sai come la ritrovi, quindi io ho lasciato una squadra sotto l'aspetto del gioco bello, gagliardo, magari sul risultato sono molto arrabbiato, però non si sa. Dopo le feste è sempre un'incognita, infatti sono curioso anche di vedere la reazione per la prima partita del dopo Rinaldi, per vedere un attimo anche la difesa come si comporta con l'assenza di un giocatore fondamentale come il nostro capitano. Ultima domanda, quando sapremo se la squadra è da playoff oppure qualcosa in più?
diciamo queste due trasferte sono importanti, sono queste due trasferte che ci fanno capire se facciamo il pieno o possiamo lottare, se no dobbiamo pensare solamente ad un obiettivo, uscire fuori dai play-out e buttare le basi per il prossimo. Queste sono due partite fondamentali, purtroppo da quando sono arrivato, questa è la seconda doppietta di trasferta, dopo Nuoro e San Cesareo, lì raccogliamo 4 punti, ne potevano essere 6, dobbiamo cercare di... e anche lì andiamo a incontrare il San Cesareo che veniva una serie importante, la Nuorese è una serie importante. Adesso andiamo a incontrare queste due squadre che ha levato il Sora, che ha fatto una sconfitta nel derby di Soaliri, l'ha portata al terzo posto. Quindi un cammino sempre in salita, però sono fiducioso perché la squadra mi soddisfa tutto l'aspetto dell'applicazione, del gioco, e vediamo, dai, aspettiamo. Sono molto fiducioso perché nel calcio bisogna essere e vedere sempre il bicchiere mezzo pieno che mezzo vuoto. Il buon club e buon anno. Grazie altrettanto alla vostra testata e... buon anno anche a voi da parte mia e dei miei ragazzi.